di poche parole. Prima di tutto grazie a tutti perché avere Gioia Tauro in piazza per un evento del genere mi rende orgoglioso di essere gioiese, grazie. Grazie a te, grazie all'associazione per l'impegno che dimostrate di anno in anno. Diciamo che tu, insomma, questa manifestazione l'hai vista nascere e crescere. Secondo te cosa senti che è cambiato dal primo anno ad oggi? Lavoriamo di più. Il ragazzo che è arrivato prima ci ha portato in Sicilia, abbiamo visto il video. È stato emozionante, il primo Diversi Sentieri Sicilia è stato emozionante perché Elena, la ragazzina, voleva visitare il castello perché lei era la principessa. E noi realizzare il sogno della piccola Elena per noi è stato un privilegio e sicuramente andremo in giro per l'Italia a realizzare sogni e a ricevere sorrisi. E fate benissimo. Peraltro ovviamente la Soul Track fa tantissime cose, non si ferma a Diversi Sentieri. E quest'anno avete intrapreso una nuova avventura, il Cammino di Santiago. Cosa vi ha lasciato questa esperienza? Guarda, il Cammino di Santiago è la sfaccettatura di noi, del popolo, della gente. Sul cammino trovi tante persone che lo fanno per un motivo diverso. Noi l'abbiamo